Credo di poter iniziare. Oggi è l'11 gennaio e per come si era stabilito poco prima dell'Epifania con un consiglio dei ministri svoltosi la sera, la notte fra il 4 e il 5 di gennaio, appunto, si sarebbero oggi dovute avviare le attività didattiche in presenza, sebbene al 50%, per gli studenti delle scuole medie superiori, sulla carta per tutta Italia. Perché dico sulla carta? Perché il nostro è un paese del tutto particolare, fatta l'Italia, bisogna farli italiani, e che cosa è successo? Che con un problema di attività, attribuzioni di competenze in materia concorrente con una situazione particolarmente complessa che non sto qui a dirvi, il ministro, e cioè Lucia Azzolina, si è trovato a dover fronteggiare un mondo, quello dei governatori delle regioni, che inizialmente aveva assecondato questo fermo proposito di permettere ai nostri studenti di ritornare in aula in sicurezza, sempre come giusto e come è ovvio, a far appunto attività didattica, salvo poi alla fine registrare come oggi, 11 gennaio, le attività didattiche siano in svolgimento soltanto in tre regioni, esattamente Val d'Aosta, Abruzzo e Toscana. Lo ribadisco, Val d'Aosta, Abruzzo, Toscana. Chiedo a tutti piuttosto di condividere questa mia riflessione. Voi lo sapete, io provengo dalla scuola, ero e mi sento tuttora un insegnante di filosofia e storia, che si sente in dovere anche di dare la sua solidarietà a quell'insegnante di filosofia e storia di un liceo faentino che ha deciso pochi giorni fa di occupare simbolicamente la sua scuola dormendo in un sacco a pelo all'interno del suo liceo per rimarcare la necessità di tornare a fare attività didattica in presenza. E questo è quello che vorrei far comprendere a tanti. Oggi, fra l'altro, leggo ci sono in tante parti d'Italia manifestazioni da parte di studenti che preferiscono scendere in piazza, sono convinto e spero, nel rispetto delle regole che contrastano eventuali assembramenti, per rivendicare in pubblica piazza l'imperatività di un ritorno all'attività didattica in presenza. Fatemi dire espressamente che sì, noi possiamo lavorare anche attraverso l'informatica, attraverso la realtà digitale, attraverso il virtuale, attraverso il PC, ed è esattamente quello che io sto facendo anche ora. Sto comunicando attraverso una diretta Facebook. E c'è qualcuno che sta seguendo, c'è qualcuno che condividerà, e c'è qualcuno che ascolterà, vedrà e si farà una sua idea in funzione di quello che ascolterà e vedrà del sottoscritto, della tesi avanzata dal sottoscritto. Ma lasciatemi dire che relazionarsi alle persone vive in carne ed ossa, comunicando con le stesse, guardando negli occhi, chi ti sta di fronte, seppur a distanza di sicurezza, con la mascherina che io qua posso non utilizzare perché sono solo, beh, questa è qualcosa di dannatamente umano che non possiamo sacrificare in nome di fregole che investono tanti governatori di regione. Perché dico questo? Perché il professor Miozzo, che è un esponente importante del comitato tecnico scientifico, cui si appoggia non soltanto il Ministero dell'Istruzione, ma il governo tutto, per indicare linee guida e protocolli per
superare la pandemia, il professor Miozzo ha ricordato che nel rispetto delle regole stabilite appunto dalle autorità medico-sanitarie, l'attività didattica in presenza non è affatto generatrice di rischi superiori alla media, anzi, io ieri ho ripreso la notizia di un dirigente scolastico di Bari che provocatoriamente annunciava di voler chiedere al direttore dell'Ipercop, cui si riferiva, la disponibilità ad avere alcuni locali da utilizzare come aule ove poter far didattica in presenza con i docenti della sua scuola, giacché a scuola non si poteva andare per volontà del governatore Emiliano, anche a livello di scuola primaria, e contestualmente però c'erano frotte e frotte di ragazzini in età scolare che frequentavano gli spazi del centro commerciale e passavano il loro tempo, sicuramente con mascherina, ma non impegnandosi in attività finalizzate alla loro crescita, alla loro maturazione di persone prima ancora che di cittadini. E allora, in un paese in cui prevale, cito sempre il professor Miozzo, questa anarchia scolastica per cui ogni governatore di regione contraddice magari se stesso per quello che aveva sostenuto pochi giorni prima e cambia opinione in funzione magari di qualche sondaggio riservato o d'altro, beh, in un paese come questo è necessario restituire centralità all'istruzione, alla cultura, alla scuola, all'università, a tutte quelle attività di ricerca, di confronto che possono e traggono giovamento dal fatto di essere appunto comunità. Provengo dalla scuola, ve lo ribadisco, negli ultimi anni è invalso, ahimè, un uso non felicissimo di ricorrere ad altre lingue per dare delle indicazioni di merito che nella lingua italiana erano già presenti. Io cerco di essere il più possibile un lettore, nonché un estimatore di Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo ci ha insegnato che la scuola deve essere comunità. Attualmente tanti in ambito pedagogico sostengono il cooperative learning, scusate se non l'ho detto perfettamente, e cioè la modalità d'apprendimento insieme ad altri, perché magari la mia tesserina di mosaico accanto a quella dell'altro, che può essere sia il mio compagno discente, sia il mio docente, ecco. Insieme si può costruire un quadro sempre più ricco, sempre più capace di cogliere la complessità del reale. E allora il mio appello, e non è affatto polemico, che sia chiaro, è a tutti quanti, per lavorare al fine di restituire alla scuola, all'istruzione tutta, la dovuta centralità che uno Stato democratico deve riconoscere al proprio futuro. E se noi non investiamo nei nostri futuri cittadini, che prima ancora che cittadini saranno persone a tutto tondo, garantendo loro la possibilità di formarsi, di fare delle esperienze formative, con chi è titolato a guidarli in tali esperienze, beh, noi per primi veniamo meno al nostro dovere. E allora chiedo cortesemente a tutti di pensare, o se volete, di ripensare, sempre nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, nelle regole che impongono una continua pulizia delle mani e non soltanto un distanziamento che sia sufficiente, la posizione di strumenti di DPI, dispositivi di protezione individuale, insomma, al fine di rendere qualunque attività sicura. Ma ricordatevi questo,
E questo a me ricorda tanto il buon vecchio Platone, nella conclusione del Fedro, allorquando riflette sul valore della scrittura. Sì, attraverso la scrittura noi possiamo essere avviati a comprendere tante verità. Ma la scrittura è un dono prezioso, capace di far riaffiorare alla memoria verità già presenti nella stessa attraverso esperienze veritative vissute in prima persona da quei soggetti. Se io, per esempio, leggo di un trapasso oppure di un esperimento di chimica, posso anche, diciamo così, aver la scena davanti agli occhi di quanto si sta riproponendo, ma cogliere, non lo so, le percezioni sensoriali che accompagnano quell'esperimento di chimica. Vivere quelle emozioni che possono accompagnare il ricercatore nel mentre della verifica di una sua ipotesi di ricerca, beh, quella è un'esperienza del tutto unica e Platone questo l'ha rimarcato. La scrittura è qualcosa di fondamentale per documentare, per riepilogare, per ricordare ciò che però si deve aver già acquisito da sé, attraverso un'esperienza vissuta. E allora ecco, mi rivolgo agli insegnanti tutti, agli studenti, ma anche ai genitori, ma anche a tutti coloro che hanno responsabilità politiche. E dunque anche al governo, e dunque anche ai governatori di regione. E devo dire che sia al governo che sia nel mondo degli enti territoriali regione ci sono persone che si stanno adoperando affinché si possa restituire alle centinaia di migliaia di operatori scolastici la dignità della didattica in presenza. Facciamo in modo che si possa tornare in sicurezza a scuola, com'è negli auspici del ministro Lucia Azzolina e com'è negli auspici di tanti. Poi, naturalmente, autoeduchiamoci al rispetto di queste regole, perché è follia pura pensare che magari nello spazio scolastico ove si stia svolgendo attività didattica si rispettano le regole e poi, finita la stessa attività didattica, quando si torna al mondo reale, si torna all'anarchia. No, questo no. Noi dobbiamo rispettare le regole per noi stessi e per la comunità di cui siamo parte integrante. Sappiamo che ci sono soggetti, quelli che hanno difese immunitarie più basse, che devono essere tutelati dai nostri comportamenti. Facciamolo, leggo ogni giorno di follie, di sciocchezze. Nel Mantovano, leggevo, c'è stata una festa privata di 18 anni, è intervenuta la Polizia di Stato e sono stati denunciati 18 una dozzina di partecipanti alla stessa festa. Ma è follia, cerchiamo un pochino di ragionare e di usare appunto la razionalità a tutela di beni sacri come appunto la salute, ma anche il diritto all'istruzione, perché non dobbiamo essere costretti a scegliere fra salute ed istruzione, dobbiamo piuttosto con intelligenza, con volontà, con determinazione, contemperare e coniugare istruzione e sanità. Debbono andare, anzi, istruzione e salute debbono andare di pari passo. Vi ringrazio e vi chiedo di dedicare un pochino del vostro tempo a questo tema, perché una società seria e che abbia consapevolezza della propria dignità, sì, pensa a questioni di natura economica, pensa a questioni di natura sanitaria, ma pensa anche e soprattutto a fare in modo che i propri figli siano fatti crescere nel miglior modo possibile, avendo tutte le opzioni positive che sia possibile offrire loro. Vi ringrazio.